Il tuo cervello è l'arma più potente del mondo. Una volta che hai messo via il telefono ed il computer e tutta quella roba che abbiamo oggi, sì, ok, è anche buona, ci tiene aggiornati, ma il tuo cervello è l'unica cosa che hai realmente quando stai attraversando qualcosa come la depressione, quando stai attraversando momenti difficili come perdite, sofferenza reale. Non puoi superare queste cose con Google, amico. Sei da solo. Sei da solo, potresti avere uno strizzacervelli o un tuo migliore amico. Ma ci sono 24 ore in un giorno e tu le affronti da solo nella tua mente. Ed il tuo cervello ti parla in tutti i modi e vuole controllarti, coinvolgerti in questi pensieri. Se non riesci a controllare il tuo cervello e il tuo cervello ti controlla, sei tu. Sei tu che devi dire al tuo cervello dove vuoi andare, quando vuoi andare e come arrivarci. Devi controllarlo. Se non lo fai, è finita. Quello che pensavo era come faccio a far funzionare tutto questo. E quello che conoscevo allora era il duro lavoro. L'unico modo per ottenere qualcosa. Questo è tutto ciò che sentivo in quel periodo. Devi lavorare duro. Devi lavorare duro. Non riesco a capire questo paragrafo. Non riesco a ricordare cosa dice questo paragrafo che mi serve per entrare nei Navy SEAL. Leggilo ancora. Ancora non lo capisco. Leggilo ancora. Non lo capisci? Scrivilo. Ed è così che ho iniziato a imparare. Ok, devo scrivere tutto ciò che leggo. E scriverlo di nuovo e di nuovo. E indovina cosa è successo? L'ho capito. L'ho capito. Non so nuotare, sono negato. Torna a nuotare. Non ci riesco, torna a nuotare. Rifallo. L'ho capito. Ho realizzato che se ci riprovo e ci riprovo e ci riprovo fino al punto in cui la mia mente dirà: ah, accidenti, ecco, ok, arriveremo a capo di questa cosa, perché lui non si fermerà. Non è ci proverò un'altra volta, no, semplicemente quando la sveglia suona, boom, rinizio da capo. Non riesco a leggere bene, riprovaci. Non mi sono dato via d'uscita e la mia mente lo ha capito. Dice: ok, ci adatteremo e lo supereremo. Molte persone dicono: ci sto provando duramente. Non mentire a te stesso, la tua mente lo sa. La tua mente sa che stai mentendo a te stesso, sa che non è la verità. Quando ero nell'addestramento dei Navy SEAL, la gente mi chiedeva: come fai a farlo per 18 mesi? L'addestramento dura 6 mesi, tu hai fatto 3 settimane d'inferno in un anno. Nessuno l'ha mai fatto, come hai fatto? Adesso ti spiego la regola. Quando vivevo nel posto da $7 al mese in cui sono cresciuto, mi trovavo bene. Perché non conoscevo altro, era la normalità. Quando ci spostammo in un appartamento da $240 al mese, pensai: non voglio più tornare in quel posto di... Ma se torni indietro in un posto da $7 al mese e realizzi che vivi in quel posto, è tutto quello che hai, la tua mente allora lo registra come casa. Quindi quando feci l'addestramento dei Navy SEAL per 18 mesi e continuavo a ripetere le parti più dure ancora, ancora e ancora, dissi a me stesso, dopo la prima volta: so che sarà un viaggio molto lungo da qua. Il mio corpo stava cadendo. Era ogni giorno così e sai cosa? Quella era diventata la mia normalità. Quindi la mia mente ha registrato come andare a lavorare. Come te, tu vai a lavorare in giacca e cravatta. Io invece vado a soffrire ogni giorno. Ogni giorno soffro, distruggo il mio fisico, mi lacero i piedi, fratture, stinchi rotti, fisico in cedimento. Questa è la mia normalità. E la mia mente diceva: se non siamo distrutti, questo non è normale. Dobbiamo soffrire. Ed in questo modo la tua mente diventa sempre più dura. La gente mi chiede: come hai fatto a correre con gli stinchi fratturati? La mia mente ha registrato che quello è come operiamo. Noi siamo dell'addestramento dei Navy SEAL. Sono andato all'inferno. Quella era la mia normalità. Non mi diedi altra scelta. Non c'era niente al di fuori delle mura dell'inferno. Niente. Io amo Dio, certo, ma per un periodo della mia vita io diventai il diavolo, perché quello era l'inferno. Sono diventato il boss, il proprietario, il CEO dell'addestramento dei Navy SEAL. Quella era la mia mentalità. Così affronti le difficoltà e cresci. In questo modo ti immergi in quello che stai affrontando. Diventi quello che stai affrontando. Lo diventi e non hai altra via d'uscita. Quando pesavo 140 kg ed ero un ciccione e cercavo di entrare nei Navy SEAL, la cosa che mi faceva più paura al mondo, e mi fa paura ancora oggi, era che quella potesse essere tutta la mia vita. Perché in quel periodo pensavo che stessi migliorando.
Questa è la cosa che temo di più. Allora, pesavo 140 kg. Lavoravo da Ecolab, sterminavo scarafaggi con uno stipendio di $1000 al mese. E pensavo che quello fosse il mio massimo potenziale. Diversi anni dopo, scoprì invece che non ero nemmeno vicino al mio potenziale. Persi 50 kg. Superai l'addestramento dei Navy SEAL e realizzai tutto ciò che ho fatto. Ora guardo ai risultati e capisco che questo è il modo di provarci veramente. Questo è quello che le persone devono capire, la forza che abbiamo dentro di noi. Non la conosciamo finché non diamo il massimo. Intendo il massimo, al punto di essere ossessionati e fare di questo la propria normalità. La mia nuova normalità è wow, non è sempre divertente. Non è sempre divertente, ma così capisci che ci stai provando veramente. Le persone ascoltano la mia storia e pensano che io sia matto. No, io ho scoperto come funziona il cervello. Ho capito come funziona il cervello. Ero un ragazzino impaurito e quello mi diede molta forza. Non avevo fondamenta. Sono riuscito a costruire tutto questo solamente studiando la mia mente. E il sentimento che avrai sarà l'invincibilità. Con il tempo capisci che non puoi fare questo ogni momento della vita. C'è un posto e un periodo in cui agire in questo modo. E quando sai che puoi correre con una frattura alla gamba e puoi fare certe cose che molte persone potrebbero fare, ma che non sono disposte a fare, questo potere, questo sistema nervoso che si accende, attiva la modalità estrema di attacco o panico e tu stai lì a combattere, ti dà una carica di energia che nemmeno immagini. Oppure quando sono le 4 di mattina e tu ti stai fasciando il piede rotto e vai a correre. E lo stai facendo da solo, mentre stai attraversando uno degli allenamenti più duri al mondo, gareggiando contro ragazzi in forma, mentre hai delle fratture nel corpo. E hai un grande svantaggio, ma non molli. Beh, è lì che puoi tirare fuori tantissima forza dentro di te. Se invece lo vedi dal punto di vista sono stanco e distrutto, non ce la faccio e allora non ce la farai. E invece, ripeto, se lo guardi dal punto di vista sono distrutto ma sono ancora qua e combatterò e attraverserò tutto questo perché non ho un altro posto nel quale andare, ti darà tantissima forza. Quando le cose iniziano ad andare male, veramente, veramente male, il mio cervello e quello di tante altre persone non pensa a ciò che sta accadendo. Il nostro cervello pensa, devo scappare, questo è orribile. Quindi la rabbia sparisce molte volte quando stai soffrendo. Perché la tua mente pensa, dobbiamo scappare, dobbiamo andarcene. Quindi non ti devi concentrare sul voglio dimostrare chi sono, voglio dimostrarlo alle persone. No, deve essere qualcosa di più profondo. E quando dico profondo, significa che deve arrivare al fottuto livello minerale. Deve arrivare a livello minerale dove niente può bruciare. Non può bruciare la roccia. Quindi deve essere qualcosa di tanto profondo che letteralmente è nel profondo di te, nel tuo cuore, nella tua anima. E tutto questo non lo troverai, a meno che non spendi tanto tempo pensando a chi sei e cosa vuoi nella vita. Non posso darti questo io, e tu non puoi dare questo a nessun altro. Quando trovi la tua vera passione nella vita, e la mia passione non erano i Navy SEAL, non mi interessava, assolutamente no. Io volevo essere qualcuno di cui sentirmi veramente fiero. Ero così frustrato ed infastidito da me stesso che mi dissi voglio che tutti amino David Goggins. E grazie a questo sentimento è successo. Ma molti di noi vogliono trovare la pace prima. E la gente mi dice, parli sempre di questa sofferenza, di questo dolore. Io parlo di queste cose perché è grazie a queste che ho trovato la pace. La pace non la trovi prima. Se la trovi, buon Natale, sei molto forte. Complimenti, veramente. Io invece ho trovato la pace nel posto più lontano nel quale potessi trovare me stesso. E nessuno troverà se stesso senza attraversare problemi, tragedie, sofferenza, responsabilità. E anche assumersi responsabilità è sofferenza. Essere responsabile ogni giorno e fare la cosa giusta per te stesso e per le persone vicino a te è dura. È sofferenza, veramente, è sofferenza.